affari non si sposta dai valori precedenti, in linea con i principali mercati di Eurolandia. Si distingue a Piazza Affari il settore automotive ed esibisce un più 0,58% sul precedente. Nel listino le peggiori performance sono quelle dei settori servizi per la finanza, chimico e media. L'euro-dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,0668. Tra i dati macroeconomici rilevanti, forte recupero degli ordinativi all'industria in Germania, mentre cresce la fiducia dei consumatori in Giappone, che si è attestata a 43,9 punti. Nel pomeriggio sono attesi i sussidi alla disoccupazione e il dato sui licenziamenti dagli USA. Attesa una partenza incerta per Wall Street, in particolare il futures sull'S&P 500 si muove sulla parità, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA, che scambia 5.422,75 punti.